benvenute in questo nuovo video, benvenuti ai nuovi iscritti. Vi avevo chiesto nel precedente video se vi andava di vedere un video puccioso. Io nasco un po' come canale kawaii, o comunque insomma avevo iniziato nel farvi vedere tantissimi anni fa le mie varie collezioni di cose insomma pucciose, tipo cosine di Hello Kitty e quant'altro, che ovviamente ho passato anche per via di DNA a mia figlia, per cui insomma era davvero da tantissimo tempo che non facevo un video del genere, per cui non sapevo se poteva interessarvi ancora. Siete impazzite, mi avete scritto tantissimo, quasi più via direct che sotto il video precedente, per cui insomma grazie innanzitutto, ma come potevo non accontentarvi? Ho accumulato vari acquisti che ho fatto in tantissimi step che ho fatto nei vari negozi, alcune cose addirittura mi sono state nel frattempo anche regalate da colleghe, da amiche, da mio marito, per cui insomma ho messo tutto all'interno di questo sacchetto di OVS. In più vi faccio vedere anche delle cose che mi sono arrivate da un sito, tra l'altro le avevo scelte pucciose, per cui mi sembra giusto inserirle qui. Innanzitutto spacchettiamo, perché mi sono arrivate ieri queste cosine pucciose appunto che ho scelto da questo sito. Vi lascio comunque tutti i link per reperire le cose che vi mostro qua sotto. Sono tre flaconi pucciosissimi che voi potete utilizzare per contenere saponi, shampoo, creme, vanno benissimo anche per chi viaggia. Il primo è da 50 ml, sono tutti in silicone, morbidissimi, tra l'altro sto notando in questo momento con voi che hanno anche la ventosa, per cui comodi magari da attaccare su, non lo so, i vari muri, barra, piastrelle che magari potete avere a casa o nell'hotel o nel luogo dove vi recate se li volete usare per i viaggi. Questo è un coniglietto, poi c'era, li ho presi tutti e tre quelli disponibili, credo che sia il gatto questo, sì, perché l'ultimo è l'orso. Questo è da 70 millilitri, invece l'orso ha sempre la ventosa ed è quello più grande da 90 ml, sono praticamente in scala 1, 2 e 3 e sono deliziosi, stupendi secondo me. Sempre in campo puccioso, questa è una cosa, è un oggettino, diciamo è un portacarte, che a me ha ricordato tantissimo una linea di Witton che hanno fatto in limited edition, non ricordo in che periodo, ma quanto bello è. Tra l'altro, se non ricordo male, questo o l'altro portafoglio che vi faccio vedere dopo, portafoglio barra portacarte, l'altro, credo che siano in pelle, tant'è che il budget, che era comunque abbastanza alto, l'ho praticamente speso tutto per prendere questo portacarte e l'altro portafoglio, perché insomma non venivano poco, però si sente che sono accessori seri, non sono le classiche insomma cinesate, passatemi il termine, che si possono magari trovare su questi siti. Ci sono tantissimi scomparti come potete vedere, ma in più mi piaceva da matti questo cagnolino, credo che sia, che hanno insomma riportato su un lato solo del portacarte, perché insomma mi ricordava tantissimo uno fatto appunto da Wilson. Il portafoglio barra portacarte, aspettate che lo stavo già aprendo, è arrivato imballato in questa bellissima scatola di cartone. Ho intenzione di regalarlo a mia mamma, lo aggiungerò assieme al kit di Estée Lauder che vi ho fatto vedere nel precedente video sotto l'albero, ed è stupendo. All'interno c'è anche la sua dust bag, è morbidissimo, ha proprio il profumo di pelle, credo che sia questo l'oggetto più caro che ho scelto, c'erano tantissimi altri colori. Si apre in questo modo, all'interno c'è una tasca molto ampia qua, dove magari potete mettere le banconote, un ulteriore scomparto con delle altre fessure per inserire le tessere, questa pochette che potete estrarre, per cui tenerla all'interno o portarla a parte, in più altri due vani qua, uno e due. È fatto benissimo, davvero benissimo, e credo che mia mamma gradirà sicuramente. Questa è stupenda, l'ho presa due giorni fa. Da quant'è che non vi mostravo qualcosa di Hello Kitty? È una felpina, l'ho presa nel reparto bimbo,
Questa è una 13-14, fa 164 cm di altezza, come busto mi va perfettamente, la manica è a tre quarti, ma insomma ci sta, io sono quasi 1,80 m, per cui insomma ci sta che la manica sia un po' cortina. Però ragazze, cioè per me è stupenda. Tra l'altro, che novità, ero total black quel giorno, per cui si sposava perfettamente. Lì per lì mi ha dato subito l'idea del pigiamino, però quando ho visto Hello Kitty ho detto vabbè, tra altre cose che ho provato in camerino ho detto porto anche lei, e insomma è arrivata alla cassa e me la sono portata a casa, per cui ennesima cosa pucciosa che vi mostro, che trovate insomma in questo momento da Zara. Vi dico anche il prezzo perché c'è anche l'etichetta, guardate, con Hello Kitty, viene 17,95 euro. Da Scarpe Scarpe, che è un negozio che c'è in un centro commerciale qua a Verona, solitamente ho molte soddisfazioni per quanto riguarda Essence, perché trovo quasi sempre le limited edition, che qua in città sono dei veri e propri miraggi. A parte questa pochettina che era nello stand classico, per cui credo che la troviate senza nessun problema, ho preso questa spazzola che credo facesse parte di una vecchia collezione, infatti era, l'ho trovata abbandonata in un angolino praticamente, l'avevo già vista tempo fa, per cui non credo sia nuova, però insomma quel giorno avevo voglia di gratificarmi, come ho detto, per cui ho preso del superfluo, delle cose pucciose appunto. Questa spazzolina color verde Tiffany, spero che insomma non rovini i capelli, piccolina, che insomma sapete mi faceva impazzire. Poi io ho preso questo pennello, questo credo sia di una serie limitata uscita da poco, le setole mi sembrano anche molto belle, ma la cosa che mi ha fatto impazzire è tutta quest'acqua che c'è all'interno, piena di glitter e con i classici bastoncini natalizi, bello, un bel pennello. In più, questo niente di che, la classica lima che trovate sempre da Essence, che per me è stupenda, non ha uguali, quella lima lì è fantastica. E un altro pennello, questo di Catrice, c'è scritto Lala Berlin Limited Edition Multitasking Brush, molto stretto, piccolino, magari per il contouring. E questi acquisti, contate che li ho fatti, no, qua è passato un po' di tempo, forse una decina di giorni fa, ecco, non so se li troviate ancora per chi è di Verona, però insomma un saltino da Scarpe Scarpe, se siete fissate con Essence vi consiglio di farlo spesso. Primark, da Primark ho preso, l'amo, cioè io amo questa pinzetta per le sopracciglia con le orecchie e il fiocco di Minnie, è stupendo. Avessero fatto un pack anche solo con la pinzetta mi sarebbe andato bene comunque, anche perché questo tipo di pinza, penso che si chiami pinzetta, anche questa non la uso, però insomma è stupendo. E il prezzo non lo so, credevo che ci fosse il classico tagliandino, non me lo ricordo, vorrei dire 3-4 euro, forse meno, non lo so. Poi vi mostro, sempre presi da Primark, se riesco a pescarli, sono tre porta caramelle che mi hanno fatto battere il cuore appena li ho visti, perché mi sono catapultata nella mia infanzia. Cioè, chi non ha mai comprato o ricevuto dai propri genitori i famosissimi porta caramelle della Pets? Cioè, ragazze, io sono rinata quando li ho visti, perché è davvero un tuffo al cuore, una gioia immensa di pensare alla mia giovinezza. Questo ve lo faccio vedere aperto perché l'ha scelto Emma, lei ha voluto l'unicorno, unicorno dappertutto, e io invece sono ancora chiusi, ve li ho mostrati credo in una stories. Questi portacaramelle di Hello Kitty, ma va, secondo voi potevo non prendere Hello Kitty, potevo scegliere delle fatine? No, impossibile. Ora veniamo a OVS invece, perché sì, ho il sacchetto, ma non serviva solo da contenitore. E qua contate che sono stata da OVS in credo 3-4 tranche, perché questi oggettini li ho reperiti in 3 punti vendita differenti. Allora, quello più vecchio, e me lo ricordo, riguarda questa pochette, cioè vabbè, sono impazzita, ovviamente rosa, in più con tutti questi disegni, con i gelatini, ghiaccioli, cioè davvero stupenda. Tra l'altro mi sembra anche una bella plastica resistente, è molto grande come pochette,
Della stessa serie ho preso questa pochi giorni fa in un altro punto vendita, perché in quello dove avevo comprato questa rosa non c'era, altrimenti avrei fatto la scorta il giorno stesso, sono sicura. L'ho presa identica come forma, solo che azzurra e ha tutte le nuvolette e vabbè, l'arcobaleno, le stelline. Questa credo che la vorrà Emma, perché quando l'ha vista è impazzita. Gli ho detto aspetta, faccio il video dopo, usala per mettere dentro le tue penne, i tuoi pennarelli, quello che vuoi, però insomma è ancora indenne, nuova, volevo farvela vedere così. E della stessa serie, questa sicuramente arriverà, anzi si catapulterà in una delle mie borse con varie penne e pennine. Ho preso anche questo astuccino perché è stupendo, stupendo secondo me, piccolino, con tutti sempre il tema nuvolette, stelline e quant'altro, però un po' più colorate, vedete, rispetto al primo. Questo è un po' più color pastello, questo ha i colori ovviamente più vivi, bellissimi, bellissimi. Purtroppo ecco, di questo non ho più il prezzo. Le altre due pochette mi sembra di averle pagate 5 euro, 6 euro, non me lo ricordo. Credo che le troviate ancora comunque da OVS, non erano scontate, credo che ci sia. Mi stavo dimenticando di farvi vedere tutto quello che contiene aiuto questa pochette, perché abbiamo inserito delle altre cose all'interno, sempre prese e trovate da OVS. Ho finalmente notato con gran piacere che i famosi Lips Maker sono dei burri cacao a vari gusti, che credo abbiano cominciato a spopolare in America o in Inghilterra molto prima che in Italia. Li desideravo davvero da tantissimo, spero che escano anche quelli in versione diciamo tipo EOS, tondi con i vari personaggi, che io non ho ancora visto, credo si possano comprare su qualche sito, ma trovarli così facilmente nei vari negozi per ora credo che sia impossibile. Se voi sapete qualcosa riguardo scrivetemelo nei commenti. Comunque ho preso questi tre burri cacao che, cioè, parlano da soli, vero? Questo è un coniglietto al gusto, no? Al profumo, al gusto di torta alla carota. Devo ancora aprirli, come potete vedere. Questo invece è il panda e questa è la volpe al gusto di apple di mela. Stupendi, bellissimi. Con lo stesso soggetto della pochette ho preso anche lo specchietto, lo trovate anche con le nuvolette, le stelline, insomma nella versione azzurra che vi ho fatto vedere prima, per cui sappiatelo se vi potessero piacere. E come ultima cosa, sempre da OVS, ho preso questo unicorno che altro non è che un porta crema mani. Pesa un sacco, ragazze, ecco, ve lo dico, cioè il pack c'è, è bello consistente e dall'interno si presenta così la cremina mani. Ha un profumo golosissimo, quasi caramellato, mamma mia, verrebbe quasi da mangiarla, ma insomma il packaging come sempre mi ha fregata e mi sono lasciata insomma prendere e ho portato a casa anche questa cremina mani. Controllavo ogni tanto, ragazze, se vedevo qualche prezzo per darvi qualche dritta, ma niente, non c'è assolutamente nulla su nessun pack. Ho quasi terminato, vi mostro questo portaocchiali che è un fucsia sparaflesciato, non so se renda in camera, di Tiger. Ci sono tanti altri colori più normali, tipo c'è un nero, c'è il grigio, credo un azzurro, ma insomma io ovviamente ho optato per il fucsia. E poi sempre da OVS, perdonate mi stavo dimenticando, trovate anche questi lip gloss, credo siano stati presi da OVS perché è stato un regalo, ve lo dico col punto di domanda, che sono tre lip gloss a forma di macaron deliziosi. Mostro due, allora la prima è una pochette e l'altro è un portamonete, eccoli qua, che trovate nelle librerie, non ricordo se la Feltrinelli o se da Mondadori, credo Mondadori, però ho un dubbio in questo momento. Vi avevo già mostrato della stessa serie un'altra pochette che ho preso qualche mese fa, dei Little Twin Star, che è in borsa da allora. È di un materiale stupendo, ragazze, è un silicone secondo me indistruttibile. E questa pochette si aggira sulle 19-20 euro, so che è uno sproposito,
me lo ricordo quando comprai la mia, però nonostante abbia provato in precedenza a cercarla su comunque similare su AliExpress o comunque sono andata addirittura sul sito, insomma, casa madre che produce questi oggetti in silicone, il prezzo ho notato che era identico a quello che proponevano in negozio, per cui insomma ho voluto togliermi allora quello sfizio e in questo caso invece grazie perché vi sono stati regalati. E allora è arrivata, ho preso diciamo questa pochette con My Melody. Invece il secondo oggetto, che è sempre della stessa azienda, adesso ve la mostro, si chiama PG Design, non so se lo leggete, comunque nell'eventualità scrivetemelo nei commenti, ve lo scrivo meglio. Per quanto riguarda questo oggettino, so che c'è, sembra uguale ma non lo è, su AliExpress e l'ho visto a girarsi intorno ai 4 euro, ma ragazze, l'ha ordinato una mia amica e tempo una settimana si è rotto. In più il visino di My Melody non era originale, aveva gli occhietti più piccoli, insomma era bruttino, vi dico la verità, vi voglio dire la verità, per cui niente, amo questa azienda, fanno tantissime altre cose, se non sbaglio ho visto anche delle borse proprio in questo materiale, ma secondo me è davvero indistruttibile, è un silicone, una gomma davvero, lo sentite al tatto che è insomma, un materiale serio. Spero che il video insomma vi abbia fatto piacere, visto che me l'avete richiesto voi. Era da tanto che non ne giravo uno a tema puccioso e come sempre, non lo so, a me queste cose scaldano il cuore, mi sono sempre piaciute da quando sono nata, fanno proprio parte del mio DNA, come vi dico sempre. Grazie per averlo guardato, se non l'avete ancora fatto vi lascio qua la mia caricatura per potervi iscrivere e alla prossima. Ciao a tutti!